La Valle del Turano, grazie alle sue caratteristiche climatiche, è dimora esclusiva di un legume dalle proprietà singolari, il fagiolo a pisello, prodotto in piccole quantità dagli agricoltori locali, come Emiliano Marziali, che in questa zona montana della provincia di Rieti, col padre ha intrapreso un'opera di recupero dei terreni agricoli abbandonati. L'idea era quella di recuperare questi terreni e di metterli a frutto, cambiando ovviamente le coltivazioni di origine. Prima qui in montagna si coltivava grano, invece noi abbiamo impiantato un oliveto a 800 metri tra i più alti della Sabina e conserviamo la coltivazione dei fagioli a pisello. Il nome deriva dalla forma del fagiolo, molto simile a quello del pisello, per questo è denominato fagiolo a pisello. La produzione di questo fagiolo è effettuata in piccoli appezzamenti in pendenza, dove vengono erette delle strutture a tenda per permettere lo sviluppo in altezza della pianta. La tecnica manuale è rimasta tale sin dall'introduzione di questo ecotipo nel territorio. La coltivazione del fagiolo a pisello inizia nei primi del Novecento, quando gli immigranti italiani riportarono dalla Sud America questa tipologia di seme. E da allora fu una ricchezza di questo territorio, è coltivato a 800-900 metri da livello del mare e ha la caratteristica di essere un fagiolo rampicante, quindi anche un po' difficile da coltivare perché cresce fino a 6 metri di altezza. L'unicità del fagiolo a pisello è sicuramente la forma sferica, che è molto simile a quella di un pisello da cui prende il nome, e di avere la buccia molto sottile che rimane aderente alla cottura e regala una caratteristica organolettica molto particolare. Importatori e mercanti di spezie da 100 anni, l'antica drogheria del castello è un punto fermo in un mondo che cambia continuamente tra moderne tendenze gastronomiche che esaltano sapori esotici e scoperte scientifiche che eleggono nuovi superfood. Il mio nonno, che praticamente ha fatto mille mestieri, si è trovato a conoscere, ha incontrato delle persone che commerciavano in spezie e ha iniziato a importare dalle varie parti del mondo piccoli quantitativi e poi questi quantitativi sono sempre diventati più consistenti. Nipote del fondatore Fidalmo Massari, Dino ha dato nuova rotta all'identità dell'azienda, introducendo miscele di erbe e spezie confezionate in originali packaging. La spezia in sé per sé è importante, però quello che rende la nostra spezia o le nostre miscele uniche è il fatto che vengono miscelate con erbe aromatiche mediterranee e poi vengono confezionate nei packaging più bizzarri. Adesso stiamo utilizzando un tubo, una specie di tubo in plastica alimentare, in cellophane alimentare, che dà alla spezia, al pacchetto, una lunghezza di circa 30-32 cm. E per di più possiamo personalizzarlo a marchio del cliente o a marchio o con un'etichetta che ricordi il posto dove viene distribuito. Noi siamo presenti nelle città d'arte e mettiamo delle immagini o sul cartone o sull'etichetta raffiguranti proprio la città stessa o il monumento o il paese. Tra le numerose virtù dell'oliva di Gaeta c'è anche quella di essere un apprezzato dessert. In questa azienda dolciaria artigianale di Itri si è trovato un modo di esaltarne il sapore come mai è stato fatto prima, tuffandola nel cioccolato. È una nostra creazione, il cruccio che ha sempre avuto mio padre era quello di legare il cioccolato che noi trasformiamo, perché l'Italia non è un produttore di cacao come non lo è nel caffè, ma è un abile trasformatore l'Italia di prodotti a base caffè o cacao, quindi trasformare questa materia prima che viene dall'altra parte del mondo, fondamentalmente i paesi a sud dell'Equatore, dell'Africa o ancor meglio del sud delle Americhe, e abbinarlo a prodotti della nostra tradizione dei nostri territori. L'oliva di Gaeta o cultivar ritrana ci sembrava proprio la chicca da poter abbinare a un tuffo di cioccolato rigorosamente extrafondente. Per realizzare l'oliva al cioccolato si parte da un'oliva nera in salamoia che viene addolcita con un processo di canditura di circa 10 giorni in vasche di acqua e zucchero. Agrodolce al punto giusto, viene ricoperta di cioccolato passando su un tappeto a nastro.
È un prodotto molto versatile, perché spesso chi li assaggia non le conosce, è titubante nel provare un abbinamento diverso dai classici, perché basti pensare, nel mondo della canditura ci sono le arance che si possono candire, i limoni, bucce di limone, di pera, il bergamotto, si prestano tantissimo gli agrumi a una canditura e a una successiva glassatura al cioccolato. L'oliva invece è un prodotto particolare. Devo dire, per esperienza, ormai sono diversi anni che le abbiamo lanciate, e la clientela è sempre in aumento e il suo posizionamento è versatile, perché possono andare dall'aperitivo all'abbinamento con un cocktail a un fine pasto. Principalmente, ecco, vengono degustate anche lontano dai pasti, proprio come a tutti gli effetti un cioccolatino. Continua l'impegno di Arzia a sostegno della Locanda dei Girasoli, il progetto di imprenditoria sociale che opera nel campo della ristorazione e che coinvolge un gruppo di ragazzi affetti da sindrome di Down. La pizzeria del quartiere Quadraro di Roma, che da circa 2 anni sta incontrando grosse difficoltà economiche e gestionali, ha ricevuto dall'agenzia guidata da Antonio Rosati un contributo di solidarietà frutto di una raccolta fondi interna realizzata tramite l'acquisto, per consumo personale e familiare, di un consistente quantitativo di olio extravergine di oliva prodotto presso l'azienda dimostrativa Arzial di Montopoli in Sabina. È stato lo stesso Rosati, nella sede Arzial, ad accogliere lo staff della locanda e a consegnargli l'assegno. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.